Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono la Fra e oggi siamo qui per iniziare la nostra blind run su Death Stranding. Ragazzi, sono agitatissima, non mi sembra neanche vero che siamo arrivati a questo punto adesso. Penso che molti di voi potrebbe essere che mi vedano per la prima volta oggi, visto che magari molti curiosi vogliono vedere dei gameplay di Death Stranding. Quindi mi presento un attimo nel caso foste nuovi sul canale. Questo canale, la Fra, è nato più di 2 anni fa, con l'intento di approfondire il più possibile la saga di Metal Gear Solid. Sono strappassionata di Kojima, sono strappassionata del suo lavoro e quindi ho fatto tantissimi video gameplay, ma soprattutto approfondimento sui personaggi, sulle tematiche, sulla trama di Metal Gear Solid. Già quando è nato il canale avevo appunto idea anche di approfondire e trattare Death Stranding. Oggi il gioco è uscito, davvero dopo un'attesa che è sembrata infinita, e quindi ho deciso di condividere sul canale proprio la mia prima giocata. Io sto mettendo sul gioco adesso, non l'ho mai messo su prima, quindi potete capire, un attimo l'ansia del momento. Devo fare una piccola premessa. Allora, io ho fatto una rubrica sul canale che si chiamava Aspettando Death Stranding, nella quale facevo dei video di approfondimento e, diciamo, teorie su come poteva essere il gioco, a seconda delle cose che erano state mostrate nei primi trailer. Però che cosa è successo? Quest'estate sono stata straimpegnata e dopo il trailer delle 3 non ho più fatto niente. Siccome appunto ho avuto degli impegni e non riuscivo a vedere i trailer appena usciti e tutto, ho deciso di non guardarli. Quindi, per esempio, i trailer gameplay che sono stati mostrati io non li ho visti. Ho visto dei pezzettini di filmati che sono stati mostrati, ma non tutto. Questo è stata una semiscelta, quindi un po' perché appunto non ho avuto tempo, ma poi ho scelto di non recuperarli perché ho pensato, tanto lo devo portare in blind run sul canale, così facciamo un'esperienza in blind run quasi completa, cioè davvero le cose che ho visto di Death Stranding, ragazzi, soprattutto per quanto riguarda le meccaniche e il gameplay, sono pochissime. Questa cosa mi rende molto felice perché così le scopriremo insieme, però allo stesso tempo sono un po' spaventata perché spero di riuscire a capire tutto bene subito senza perderci le ore. E niente, ragazzi, questa è la schermata. È la schermata iniziale con questa immagine che si vedeva già nel primissimo trailer con tutti questi cetacei morti. Ho fatto una scelta, adesso lo andremo qui nel menu di opzioni, ho scelto di portare questo gioco in inglese con i sottotitoli in italiano. Spero che questa scelta non vi dia troppo fastidio perché il gioco è interamente doppiato in italiano. Però devo assolutamente giocarlo in inglese, ragazzi, non ce la faccio, mi dispiace. Essendo la mia prima giocata, non posso sacrificare questa cosa che è troppo importante per me. Quindi facciamo lingua doppiaggio in inglese e lingua del te di testo invece in italiano. Mostra sottotitoli, sì. Ok. Va bene. Dovrebbe esserci anche un'altra cosa che vorrei togliere, che so. Dovrebbe essere nelle impostazioni dell'audio. Vorrei togliere il bimbo che mi parla da... Esatto. L'altoparlante del controller. Audio BB. Dalla TV. Ok. Non voglio che parli il joypad, che mi darebbe fastidio per problemi di registrazione. A posto. Quindi, ragazzi, che cos'è che sappiamo di Death Stranding? Pochissimo, almeno per quanto mi riguarda. Avrà il Decima Engine come motore grafico, lo stesso che abbiamo visto in Horizon Zero Dawn qualche anno fa, che aveva davvero fatto un gran successo quando era uscito per insomma, come riusciva a gestire gli spazi molto aperti di Horizon Zero Dawn. Mi ricordo che mi aveva impressionato, davvero in positivo. È un gioco di Hideo Kojima, quindi il creatore di Metal Gear Solid, però ormai completamente distaccato dalla casa produttrice Konami, quindi Konami non c'entra assolutamente niente. Prodotto da appunto la sua casa produttrice Kojima Production. Io ragazzi non riesco più a esitare, andiamo, iniziamo. Faremo tutta la run insieme. Non so come è strutturato il gioco, quindi può essere che io debba tagliare parecchio cose opzionali oppure
perdo tempo perché non capisco delle cose, eccetera, però vivremo tutta l'esperienza insieme. Non so quanto dureranno i filmati, perché ho il sospettino che i filmati possano durare tanto. Nel caso, ragazzi, taglieremo il video all'improvviso, quindi finirà il video con la scritta to be continued e ci vediamo nel prossimo episodio. Quindi penso che io farò delle giocate molto lunghe che poi dividerò. Cercate di capirmi, non posso registrare un'ora per staccare, non esiste. E quindi niente, andiamo. Ok. O si può scegliere la difficoltà? Molto facile, facile, normale. Normale. Sì. Ah, si può cambiare in qualsiasi momento la difficoltà, va bene. Colorazione oro, chirale. Sì, questi sono... Io ho preordinato la special edition, quindi ho dei contenuti scaricabili. Corazze. Ok. Esoscheletri. Sì, direi che va bene. Non l'abbasserei ulteriormente perché... Oddio, bisogna mettere la data di nascita. Sì, il mio compleanno. Avete visto che ho l'avatar sempre disponibile per la special edition. Questa, la special edition. Che semplicemente ha dei contenuti scaricabili. Anche le soundtrack. E, è una steelbox molto bella. Bellissima. Questa. La prima volta che preordino un gioco nella mia vita, ragazzi. Sì, è il mio compleanno. Sono stati osservati livelli maggiori di abilità Dunes delle persone che sono nate sotto le costellazioni come Cancro, Pesci, Balena, Delfino e Orione. Aiuto. Ce la farò a tenere la tensione. Once there was an explosion, a bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion, a bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Ragazzi, le ambientazioni sono qualcosa che solo a guardarle mi emozionano. Non so se è volutamente ispirato all'Islanda. Però il sogno della mia vita sarebbe andare in Islanda, quindi cercate di capire. Queste sono mani che escono dal terreno. Oddio, non ce la faccio.
Franzi Wagner. Fuori dal sentiero decisamente. Gli uccelli scappano. Presagiscono l'arrivo della pioggia probabilmente. Ha proprio una tempesta. Potranno fare queste cose? Con la moto? Sì. No! Ah, great. Fuck. Oddio, inizia così. Recupera il tuo carico, poi trova riparo dalla pioggia. Il carico è questo. Oh mio Dio. Aspettate. Oh mio Dio. Porta in spalla. Ah, ok. 17 kg. Consegna di farmaci intelligenti. Ok, ragazzi. La moto è caduta. No, guardate. Sì, c'è il fiume sotto. Avete visto perché abbiamo fatto l'incidente? C'era lei, c'era... E adesso i nomi non li conosco. Conosco i nomi degli attori, quindi per adesso... Premi R1 per analizzare. Per adesso li chiamiamo con i nomi degli attori. Quella era Lea Seydoux, con il suo ombrellino per la pioggia, che ci si è proprio messa davanti. Infatti Sam l'ha completamente investita. Ma dove dobbiamo andare? Oh mio Dio. Là, forse là è la grotta dove c'è il filmato con lei. Allora, salta, arrampicati, continua ad arrampicarti. Ci si può arrampicare? Guarda come salta. L'animazione è bellissima. Oh mio Dio. Ragazzi, ci vuole un attimo prendere la dimestichezza. Tipo, qua dice arrampicati. Ah, si può salire sul sasso. Questo potrebbe... Oh! Sì, dobbiamo andare là. Avete visto? È inciampato. Oddio. Sì, questo dovrebbe essere il filmato che abbiamo visto nel trailer. Sì. Bene che comunque ci hanno mostrato dei filmati proprio iniziali.
il filmato iniziale, direi. La pelle si raggrinzisce subito. Pelle d'oca. Spiegato bene subito la storia della pioggia, mi piacerebbe. Sono mesi che teorie, mi chiedo come funzioni. Loro si spostano perché il tocco li rivelerebbe la loro presenza. Presto se ne va. Non li ha percepiti, diciamo. Com'è bella lei, ragazzi. Sta scendendo la lacrima. Svanite. Anche lui sta scendendo? No, dall'occhio destro e sinistro. Bella la musica. Prologo Porter. Aiuto. I think they're gone. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Tears. A chiral allergy. So, you have dooms, like me. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level two, then. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Uscito il sole. Falls let up. My name is Fragile. Ok.
si chiama Fragile. Yeah, I've heard of you. That right? È proprio il suo nome. Sam Porter Bridges. The man who delivers. E gli spuntoni sulla sua divisa se ne sono andati. Keeps the time fall away. Sono male. Il problema è che sembra proprio piacerle, capito? Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. Yeah, I thought Fragile Express had plenty of people. Plenty of traitors. Not much left of us now, save for a few honest folks. And on top of that, not much left of me either. Got soaked from neck to toe. I can't help you with that. I make deliveries, that's all. This is Bridges Central Dispatch. Agli effetti del time fall addosso. Receiver is standing by for drop. Adesso come fa senza la moto lui? Come facciamo senza la moto noi? Watch yourself. Those things never stay gone for long. The time pool fast forwards whatever it touches, but it can't wash everything away. The past just won't let go. La crono pioggia. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Un altro protagonista che non è che parli tantissimo, eh? Ce l'ha un po' del Naked Snake lui. In senso buono, un complimento. Prologo, Corriere. Ordine numero 1, consegna dei farmaci intelligenti. Consegno uno o più carichi di farmaci intelligente. Barra ematica e barra del vigore. La barra rossa è la barra ematica. Quando raggiunge lo zero, Sam muore, la vita, ok? La barra blu in basso è la barra del vigore. Una volta esaurita, i movimenti di Sam sono rallentati ed è più difficile mantenere l'equilibrio. L'equilibrio. Un po' buio forse. Che dite? Oddio. Afferra con la mano sinistra, afferra con la mano destra. E poi me lo metto nello zaino. Ah, e c'è il peso. Questa cosa, ragazzi, vi dico subito che io la adoro. Perché... sono cose che mi triggerano parecchio. Allora, mi sono stupita del fatto che lei si chiamasse Fragile. Non perché non l'avevo... non perché non l'avevo sentito nel trailer, ma perché è quello che lei ha scritto sulla divisa, come lui ha scritto Porter Bridge. Io ero convinta che non fosse davvero il loro nome, ma tuttora ho dei dubbi, sinceramente. Pensavo che venissero chiamati così dal fandom o per comodità, ma che in realtà avessero degli altri nomi. Voglio andare a vedere che cos'è quella cosa. Invece lei ha proprio detto... ma c'è la musica sotto. Tipo come Red Dead Redemption. Lei ha proprio detto il mio nome è Fragile, quindi. Aiuto. Che cos'è? Ah, possiamo mangiarlo. Il criptobionte. Ripristino dei parametri ematici. Ah, la vita!
La perdita eccessiva di sangue rallenterà i tuoi movimenti e sarà di più difficile mantenere l'equilibrio. Mangiando i criptobionti ripristinerai velocemente i parametri ematici. Oh mio Dio. Noi dov'è che dobbiamo andare? Laggiù? Ah, questa è la barra della stamina che mentre corriamo... No, ragazzi, veramente, ma... Sembra davvero tanto, l'Islanda. Sì, io direi Islanda, davvero. Oh, mio Dio. Guardatelo. Ci sto ancora credendo, veramente. Vedete, per esempio... Qui potevo mantenere l'equilibrio, lui scivola. Tipo qua sicuramente scivolerà. Mantieni l'equilibrio. Oh! Oh! Ok, non bisogna farlo cadere. Oddio. Ma posso attraversare il fiume? La barra della resistenza. Quando l'azione debilita l'organismo di Sam, scende. Una volta esaurito del tutto, non è più in grado di sostenere il carico. Fermati a raccogliere le forze prima... Ah, ok. Non bisogna lasciarla esaurire. Che bella sta cosa. Io come faccio a attraversare il fiume? Adesso annego, perché annegherò. Ma è basso il fiume, ce la facciamo. Però... ovviamente poi aumenterà, giusto? Se trovi un fiume. Allora, se ti trovi in un fiume e mantieni il baricentro, sarai in grado di resistere alla forza della corrente. Per mantenere il baricentro si fa. Così. Ah! Vedete, questo è L2 e questo è R2. E questo è tutti e due. E lui si pianta a terra. Però non consuma la barra questa azione. Tipo, io faccio così e mi pianto. E la corrente non ha nessun effetto su di noi. Ok. Il fatto che si possa scegliere la mano addirittura, cioè... Probabilmente questo influisce tanto sul nostro equilibrio, cioè... Ce lo mettiamo sulla schiena e adesso abbiamo il peso effettivamente addosso. Poi lui ha un sacco di animazioni, ho già visto, bellissime. Noi stiamo andando in città, giusto? Quindi dobbiamo andare di là. Si sente che sono agitata, però. Ma se lo faccio di nuovo questo? Questo è il braccio che ci permette di scansionare. Non ho capito queste X rosse che cosa sono in realtà. Si vedono anche le nostre impronte. Guarda come salta da un sasso all'altro. No, a me ste cose. Esatto, questo che arrampicati in realtà è un comando che si usa su dei sassi, ho visto, piccoli. Cioè, non è che mi posso arrampicare su per quello, per dire. Quindi probabilmente servirà a sfuggire al liquido. Ma per esempio, se io vado di qua. Poi non ho capito una cosa, ma credo... Cioè, credo di averla intuita. Il timefall, la cronopioggia in italiano, mi devo abituare a chiamarla così. Ha effetto anche sulle cose. Cioè, stava consumando il nostro carico. Non solo sulle persone.
Qui ci sono i criptobionti, vedete? Là c'è qualcosa. Carico smarrito. Quello sulla spalla. Hai ricevuto un mi piace. Vedete, così stiamo mantenendo l'equilibrio. Vedete come fa lui? Così mantenendo l'equilibrio. Così senza. Barranca. Avevo un po' paura che il gameplay fosse legnoso. Non mi sembra lo sia per adesso. Che lui ha queste animazioni che fanno capire appunto che scivola, che fa fatica a muoversi. Però questo non si ripercuote sul giocatore. Oh, ecco, se io lo mantengo scendendo l'equilibrio. Ah, ok, non scivolo. Ok. Vedete la differenza di postura? Cioè, riesco a muovermi molto meglio mantenendo l'equilibrio, vedete? Invece senza... inciampo dappertutto. Oddio, mi fa così strano giocare con Norman Reedus. Aspettate un attimo, I consigli di gioco? Tenere premuti i tasti. Allora, navigare nel menu. Ah. Occhiali da sole, maschera Ludens, ok? Da sempre preferiti di Sam, questi occhiali da sole sono stati ideati tenendo presente l'uomo Ludens. Che sarebbe la mascotte di Kojima Production, ma forse è qualcosa che esiste nel mondo di Death Stranding. La loro forma spinge chi li indossa a non dimenticare l'importanza del divertimento. Puoi personalizzare il colore nella tua stanza privata. Nella tua stanza privata... indossa, ok. E poi abbiamo qui sotto niente. Qua 1000 ml borraccia livello 1, una bevanda energetica che ripristina il vigore. Ok. La Monster Energy, no, ok, sì, è tipo una bevanda energetica. La cronopioggia o altra acqua che entri in contatto con la borraccia viene assorbita, filtrata e mescolata con le particelle energetiche ivi contenute. La borraccia è stata inoltre trattata con una tecnologia antigelo. Quindi utilizza la cronopioggia e noi ce la possiamo bere. E non solo non ci fa invecchiare se la beviamo, perché è filtrata e trattata, ma addirittura ci ripristina la barra. Va bene, di qua? Urina. Ok, possiamo fare pipì, questo si vedeva nei trailer. Abbi rispetto per gli altri e fai i tuoi bisogni lontani dalla gente e dalla proprietà altrui. E ovviamente nessuno farà questa cosa. L2 per prepararti e R2 per scaricarti. Ma se un quadro là davanti mentre lo fa? Guardate. Nel frattempo, mentre andiamo avanti, continuano i titoli di coda. Di testa. Io continuo a scansionare perché non ho capito se... oh, oh! Che cos'è stato? Ah, ma io devo... ah, c'è scritto urina 12 ml. Ma proviamo a farlo. Non ce la faremo più. È il primo trofeo che abbiamo ottenuto. Che vergogna, veramente. Però non ho capito una cosa, aspettate, eh. A cosa serve? Cioè niente, semplicemente perché beviamo. Dobbiamo fare pipì. One foot, right in front of the other.
una scaletta. Allora, ci si può arrampicare. No, Sam, facciamo le scale normalmente. Là c'è qualcosa. Ok. Attenzione. Qui non si può passare. Vediamo, cerchiamo di capire un attimo. Anybody hear me? Ok. Lo sforzo richiesto per guadare un fiume dipende molto dalla profondità dell'acqua e dalla forza della corrente. Questi fattori indicano sulla velocità a cui viene consumata la barra della resistenza. Una volta esaurita del tutto, Sam non riuscirà a resistere alla corrente e verrà travolto. Questo l'avevamo capito. Ma io volevo vedere tipo la mappa per capire dove devo andare. Allora, per guardare questo fiume, per dire, sarebbe meglio scegliere un punto in cui ci sono delle rocce. Qui la corrente mi sembra bella forte. Eh sì, qui è bella forte. Ovviamente ci rallenta, però qui possiamo fare una pausa. Ovviamente questo è il primo fiume che incontriamo, quindi non può essere un ostacolo troppo grosso. Però sicuramente troveremo dei fiumi in piena. Vediamo un po' da questa parte. L3, corri. Ovviamente consuma. Mamma mia, che scatto. No, smetti di correre. Ok. Anche questo servirà per scappare. Central Knot City. È il nodo centrale. Mi è caduto Sam a faccia in giù. Beginning scan. Cargo verified. Thank you. Appena siamo entrati in questo centro siamo stati scansionati. È stato scansionato anche il nostro carico, avete visto? Ma non c'è una mappa, giusto? Me la sto perdendo. Off limits. Quella sarà la nostra stanza personale dove possiamo sistemare Sam. Quella si era vista nel trailer. L'ho vista ma non ho guardato tutto il trailer, però ho presente com'è strutturata. Tenere premuti i tasti. Allora, quadrato. Just you, yourself, and me. Ah, quando vedi sì, ok. Quando vedi quella cosa intorno devi tenerlo premuto. Finché non otterrai una risposta. Ok. Tua consegna. Consegna carico richiesto. You may select partial delivery to submit required cargo currently in your possession and return with the remainder when convenient. Okay. Once the cargo submitted meets or exceeds requirements, you may designate the order complete at any time. Consegna parziale. Ah, ok. 3-4 minuti di completamento possibile. Era questa che dovevamo consegnare. Buon samaritano, perché sono farmaci. Delivering cargo. Carico smarrito.
Ah, c'è anche un danno del carico, certo, perché probabilmente se cadiamo, facciamo incidenti, oppure anche il timefall ce lo danneggia. La Francia. Ok, livello corriere. 2, 3. Sam, ce l'abbiamo fatta. Avete visto che ha la chiappa sogni attaccato? Ok, quello lì è il terminale dal quale possiamo vedere tutto. Qui c'è una porta mai chiusa. Questo serve solo a fare le consegne, da quello che ho capito. Farmaci intelligenti, non trovato. Questi filamenti cosa indicano? Carico smarrito, rifornimenti di emergenza. Oh, è pesante. Andavamo veloci perché non avevamo più nessun carico sulle spalle. Cambia tantissimo la velocità con cui si muove. Farmaci intelligenti, eccoli qua. Vedete, io adoro queste cose. Invece che buttarci di sotto ignorantemente, abbiamo preso le scale. Perché altrimenti Sam cade, si fa male, danneggia il carico. Ecco qua. Ah, stai tranquillo, tanto siamo vicini. Carichi smarriti sono cose opzionali, giusto? Che se le prendiamo ci danno delle ricompense, ma non fanno parte della missione. Che bello andare in giro solo con il rumore dei passi e del respiro affannoso. Se fa tutta questa fatica a muoversi, non so se la percepite solo guardandolo, ma... fa tutta questa fatica a muoversi con questo carico. Immaginate quando dobbiamo portare delle persone, come abbiamo visto nei trailer. Quelle tra l'altro non sono scatole quadrate, sono, hanno un baricentro tutto particolare, quindi probabilmente lui tenderà a sbilanciarsi parecchio. Bisogna tenere premuto. Ok, non dobbiamo portarli tutti insieme comunque. Possiamo portarli un po' per volta se sono troppo pesanti o ce li scordiamo. Had to wait out the storm. Lost my bike. Sounds like you've been through the ringer. Luckily our goods are in perfect condition. Well, you did keep us waiting, but everything else seems to be in perfect order, so great work. We'll be awaiting the next delivery. Mamma questa. Consegnato. Distanza coperta. Guardate tutto il casino che abbiamo fatto là quando ci siamo persi. Che probabilmente taglierò. Faremo finta di niente. Ok. Consegnare il mio mestiere. Va bene. Ok. Qui ci sono tutti questi parametri che per adesso non comprendo che crescono.
Igor, Bridges Corpse Disposal. Sam Porter, I presume? Right. Not the touchy-feely type. Takuma said you had some kind of phobia. Bridges Corpse Disposal? What happened? Look, gotta get a move on. I'll explain as we go. Come on. Non gli piace il contatto fisico. Ma Fragile lo sapeva, perché si è scusata, gli ha detto: ma non ti avevo stretto così forte, dai. Come and take a look. He's got a date with the incinerator. Ecco. How long since he flatlined? We don't know the exact TOD, but I'd say it's been upwards of 40 hours. He wasn't quarantined. Not sick. This is a suicide. Oh, Jesus. We're just lucky we found him at all. Got him on ice ASAP, but who knows when he'll go necro. Where are you taking him? Close to the incinerators to the north. This route's crawling with BTs. Sure you can't use another? I wish I could, but there's no time. Then just burn the poor bastard right here. You put all that Kyrillium in the air so close to town? Can't do it. Better that than trying for the incinerator. Hey, we can do this. We just need someone like you with dooms. Well, he's already in the first stages of necrosis. If we don't hurry, this place is a crater. So how about it? Can we count on you? Sono le persone che muoiono. Then Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Sam. Just Sam. And I can't spot BTs. Just sense them. That's why we came prepared. A bridge baby, huh? With its help and you, we'll be able to stay one step ahead of them. Makes me feel like shit every time. Well, you are plugging into the other side. Freaks me out too. Roll out! Fammi indovinare, non piacciono neanche dei bambini. Questo si chiama Igor. Devo ricordarmi i nomi. E questi mezzi particolari, ovviamente, ragazzi, sono frutto della fantasia e dell'ingegno di Yoji Shinkawa, che ha disegnato tutti le cose tecnologiche del gioco, esattamente come disegnava Metal Gear. Mi chiedo perché siano così rialzati, forse sempre per il liquido nero. No, the world was different when I was a kid. America is a country. Anybody could go anywhere they damn well pleased. No need for couriers like yourself. We had highways, airplanes. Hell, you could even visit other countries. Okay. Se lui se lo ricorda. Hard to imagine it now. Non è tanto che sono cambiate le cose. The Death Stranding poked us full of holes. Fucked us beyond all recognition. And if you were lucky enough to survive, the timefall came and washed you away. Then those freaks from the beach showed up. Worlds of the living and the dead all mixed together. Okay. And that's when folks started holing up in the cities. Couriers like yourself got put up on a pedestal. Rainbow! How much further to the incinerator? This guy's about to pop. Shit. We're gonna have to cut to the BTs. Arcobaleno, cosa è presente? La rivolta?
fucking guarda, skull. C'è questo liquido nero che sta scendendo. Right where they want us. Get us out of here. Sam, can you see anything? No, nothing. Ho paura. This BB must be busted or something. Di tensione, perché soprattutto il fatto che non so cosa fanno, non so qual è la minaccia esattamente, come contrastarla. Questo è il trailer, ok, quindi altro video molto iniziale che c'era stato mostrato. Ha detto che praticamente se il cadavere andrà in avanzato stato di necrosi, sarà questo a provocare l'esplosione. E diventerà, cioè, si crea questo cratere. Il cratere che abbiamo visto appunto nel trailer. Tra l'altro è stato detto che quel tizio non era malato, ma si è suicidato. L'hanno trovato dopo tante ore. Probabilmente c'è una procedura di quarantena per chiunque muoia. Quello è rimasto schiacciato. Aiuto. Ok, aspettate. Si sta giustamente bagnando. Sam! Shut up! Don't even breathe. Ma l'effetto del timefall è irreversibile. Abbiamo visto una goccia che ha colpito la pelle a Sam, ma quindi tutte quelle rughe rimarranno per sempre, oppure ci sarà un modo per contrastarlo. Questo è uno di quei momenti comunque nei quali mi pento un po' di aver visto i trailer. E lui è ferito, il sangue, è sangue. Inizio da lui e lui che fa uscire il liquido, ok. Adesso è tutto molto più chiaro, molto più contestualizzato. Sarà che si sanno anche molte più cose sul gioco a questo punto, però. Ucciso
prima che potessero prenderlo. Questo cosa comporta? Il poveretto che non è riuscito a spararsi, avete visto? Si è ribaltato un secondo prima che riuscisse a spararsi. Quando gli ha dato... Guarda che forza di volontà. Il tentativo disperato di uccidersi. Quando gli ha dato il bambino, a Sam è scesa la lacrima, avete visto? Questa cosa mi intriga tantissimo. Ha risucchiato quel tizio che non è riuscito a suicidarsi, poveretto, chiudendosi e ha causato l'esplosione. Quindi l'esplosione è stata causata da questo tizio perché era ancora vivo. Questa cosa non mi è ben chiara. Anche perché prima avevano detto che l'esplosione sarebbe stata causata... quel morto. Ah, ma c'è questa scena. È il primo trailer. Però lo sta stringendo adesso. Tatuaggio là? Non so se è un tatuaggio che ha l'attore o... La famosa spiaggia. Questi cetacei morti con questi cavi neri. Non so quanto sia una visione, un sogno o cosa questa scena. Non mi è ben chiaro. Sì, secondo me era una visione. Vedete che siamo tornati qua?
Non so, sta scena che lui stringeva il bambino mi ha fatto pensare che la sua fobia possa essere legata magari a un trauma che ha subito di qualche tipo. Visto che stringeva quel bambino piangendo. E poi seguiva la Wagner istintivamente, non so. Adesso siamo sott'acqua, avete visto? Oh. R1. Analizza. Ci sono morte. Sam è un riemerso, ciò significa che può tornare in vita quando viene ucciso, facendo ritorno da un luogo noto come l'abisso. Se dovessi finire lì, segui il filo per ricondurre l'anima di Sam al suo corpo e riportalo in vita. Il filo? Ah, questi sono i fili della vita! Invece riemerge. Invece i cadaveri venivano raccolti da quella cosa volante. Di Bibi? Di quel Bibi? Perché Bibi vuol dire Baby Bridge, quindi non è il nome del bambino. Io sono fissata con i nomi, ragazzi, abbiate pazienza. Ok, e qui ci riagganciamo alla scena del trailer. Adesso vedremo il cratere che è stato causato dall'esplosione. Quella scena sott'acqua rappresenta l'abisso, che è un posto nel quale Sam va quando muore, ma lui può tornare perché è un riemerso. Ripeto le cose perché così me le ricordo, no? Questi fili neri rappresentano le morti. Rise to life as we know it. And then came the next explosion. E si vede la mano. An explosion. That will be our last. Aiuto.